Ora, a colui che può, secondo il potere che agisce in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo e capiamo, sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, di generazione in generazione, nei secoli dei secoli. Amen. Efesini capitolo 3, versetto 20. In questa dossologia è evidente la chiusa solenne della prima parte della lettera. L'Apostolo ha già domandato molto a Dio per quelli che gli stanno a cuore, ma egli sa che Dio può sempre dare molto, ma molto di più di quello che gli si domanda, perché da un lato l'uomo non sa neppure tutto quello che gli manca e non domanda abbastanza, e dall'altro i benefici di Dio sorpassano in ricchezza tutto quello che lo spirito dell'uomo può concepire. Ora, cotesti benefici sono i credenti che li godono, credenti che costituiscono la Chiesa fondata su Gesù Cristo e animata dallo Spirito di Lui. E quindi a lei che spetta di glorificare il supremo dispensatore della grazia, ora e sempre.